Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, nuovo video Storytime all'insegna dei gossip. Visto che per il momento ho deciso di allentare la pubblicazione dei contenuti Urbex e ripeto, non ho smesso, non intendo smettere, quindi gli haters, no, non si possono mettere il cuore in pace, anzi. Allora, che dire? Quindi gossip, tra l'altro. A breve girerò l'Urbex novela quando ho voglia, ma non è dell'Urbex che voglio parlare in questo story time. Io da quando pubblico i reel in cui sponsorizzo il mio manuale dell'Urbex disponibile su Amazon, arrivano anche persone che con l'Urbex non c'entrano niente e mi insultano, gente che chi li conosce, chi li ha mai visti, vabbè. Tra cui un vigile del fuoco. Mi ricordo che era domenica, io stavo scattando delle foto a Rivergaro con un'altra ragazza, con Angelo Borrini, e stavo tornando a casa, ero in macchina, stavo tornando a casa da Rivergaro e mi arriva la notifica su Instagram di sto vigile del fuoco. Ha commentato un mio reel come appartarsi nei luoghi abbandonati, perché comunque c'è tanta gente che lo fa. Anche io ho girato dei contenuti hot tanti anni fa, quindi sì, ce li ho, mi si possono chiedere in privato, costano sui 200 euro, va bene? Ok, sì, me li faccio pagare a peso d'oro, però ce li ho. Basta mandarmi una mail, sì, sponsorizzo anche i miei contenuti di lavoro, va bene? Anche perché YouTube è un'ottima vetrina. E quindi ho dato qualche consiglio su come farlo, perché io che ci ho anche girato dei contenuti hot diversi anni fa con persone e ogni tanto li giro da sola, forse qualcosina la so. Ecco, per evitare poi clamorose figure. Arriva sto qua che secondo me non sa neanche che cosa sia l'Urbex. Un poveraccio frustrato perché uno che mi dice questo: sei proprio una belina stupida, è genovese e fai pure schifo. Poi Gabriel Garco, poi che c'ha la pancia che tira 3 metri, non so quanti anni, tipo 60 per gamba, ma vabbè, una vera donna non si mette in mostra come una vacca come te. E io gli ho risposto: è un vero uomo, non insulta gratuitamente chi non conosce. E lì mi ha bloccato. Se non che a me sono girate le palle perché tu, vigile del fuoco, tu, forza dell'ordine, tra l'altro, sto qua, è anche un caposquadra di Milano. Quindi ci si aspetta un determinato comportamento. Sicuramente non la pubblicazione di certi commenti cattivi. Inoltre, chi ti conosce, che cosa vuoi? Anche perché se ti incontro ti prendo a calci nelle palle, tu diventi un eunuco, sei anche padre di famiglia, c'hai una figlia, dovresti empatizzare la cosa. Non penso che se a tua figlia arrivassero dei commenti del genere saresti contento, tutt'altro. Mi sono girate le palle, io avevo già screenshotato subito perché io screenshotto sempre prima che le persone possano cancellare in modo tale che posso fare quello che voglio. Benissimo, io avevo le palle girate, proprio mi ha dato fastidio anche perché dico: scusa, sei una forza dell'ordine, un caposquadra e ti metti a insultarmi, adesso te la faccio pagare. Bene, io ho chiamato il comando dei vigili del fuoco di Milano, mi hanno dato l'email del comandante, insomma, come arrivare al comandante di Milano e io ho mandato lo screenshot. Ho mandato lo screenshot anche perché questa persona mi ha insultato indossando la divisa da vigile del fuoco e posando davanti a un mezzo dei vigili del fuoco. Quindi ha fatto fare figuraccia a tutto il corpo perché ci sono persone nelle forze dell'ordine che invece hanno rispetto per le donne. E soprattutto non si mettono sui social a scrivere certe stupidate, quindi questo sicuramente non ha dato fastidio. Io ho mandato tutto, poi ho parlato con la segretaria del comandante. Quando poi le ho letto il commento, fa: mi dispiace, le sono vicina anche perché lei conosce questo comandante. Fa: io non mi sarei mai aspettata un comportamento del genere da parte sua, anche perché poi sto qua va
alle manifestazioni della festa delle donne, eccetera, e questo è il rispetto che nutre per le donne. Poi, negli altri 364 giorni dell'anno non ci siamo, e quindi io ho mandato tutto, eccetera. E mi sono dimenticata la faccenda perché mi hanno detto comunque che avrebbero preso dei provvedimenti. La segretaria mi ha detto: le sono vicina, mi dispiace tanto, è rimasta veramente male. Per me non si preoccupi, anche perché il comandante è una persona molto a modo e queste cose non le tollera, anche perché appunto fa fare figura a tutti i vigili del fuoco pubblicando certe cose. Sei una forza dell'ordine e non devi metterti a fare l'hater in questa maniera. E vabbè, e quindi poi mi sono dimenticata la faccenda. Stavo tornando dal viaggio a Perugia, quindi poi avevo già la testa in Thailandia. Quindi figuratevi voi, e mi arriva una mail. Allora, a parte che sono stata seguita su entrambi gli account Instagram da sto qua perché mi ha risbloccata e mi ha mandato lo stesso messaggio sia su Instagram che sulla mail. Vi leggo i messaggi ricevuti via mail, che tanto sono gli stessi. Ero in macchina con mia sorella, il suo compagno e mia nipote e mi arriva sta cosa. Infatti poi si sono divertiti anche loro, perché comunque ha fatto lui la figuraccia. Allora andiamo a prendere. Buonasera signora, non faccio il nome di sto deficiente. Deve solo sperare che non lo incontro. Ok, anche perché io insulto anche in vita reale, non mi nascondo dietro gli schermi e qualcuno lo sa. Purtroppo ho fatto uno sbaglio. Ultimamente ho problemi con alcune persone, ho subito attacchi su Instagram da sedicenti donne, eccetera, eccetera, e quando le ho scritto probabilmente ero in un momento no e mi sono sfogato con lei. Sono stato convocato dalla disciplinare della mia caserma e ora dovrò prendermi le difese. Le chiedo umilmente scusa. Beh, mi piacerebbe però farti girare dei video di lavoro con me dove ti frusto. Sarebbe bellissimo. Ho troppi problemi familiari e due genitori anziani da seguire quanto posso. Vorrei tanto chiederle se può ritirare la segnalazione, ho paura di avere ripercussioni sulla mia carriera. Mi mancano pochi anni alla pensione e potrò tornare a casa a Genova. Vi chiedo veramente umilmente scusa, cordialmente. E io non gli rispondo perché ero in viaggio, ero scazzata, avevo la testa in Thailandia, ero stanca, ero triste perché avevo appena visto mia zia malata terminale, che poi appunto è passata miglior vita domenica scorsa, quindi insomma. Buonasera signora, io stasera alle 21:30 sarò rientrato dalla licenza e sarò di nuovo in Milano, non a Milano, eh. Le lascio il mio numero di telefono. Vabbè, non lo pubblico, dai, sono buona. No, questioni di privacy. Cortesemente, se lei vuole, può anche chiamarmi, le farò formalmente anche le mie scuse cordialmente. Io non ho ancora risposto perché non me ne frega niente e non ho nemmeno ritirato la segnalazione, anzi ho mandato queste mail al comando dicendo che questa persona ancora mi molesta. Poi non so come sia finita, spero che si sia dovuto pagare l'avvocato quel che l'è, che abbia ricevuto un bel richiamo perché appunto ha fatto una clamorosa figura. Inoltre, se tu hai dei problemi con i genitori anziani, eccetera, non hai il tempo di stare sui social, perché anch'io ho avuto dei problemi con i miei genitori e a stento riuscivo a pubblicare i contenuti che dovevo pubblicare. Quindi non diciamo stupidaggini, sei un povero frustrato e ti è capitato il mio video sottomano. Hai colto l'occasione per insultarmi, questa è la verità e io non ti giustifico. Comunque, su Facebook avevo pubblicato il post, andate a guardare che c'è tutto. So che siete pettegoli. Voi come avreste reagito? Come vi sareste comportati? Fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo video.